Erano tanti anni che ad Argenta non veniva seguita una tradizione che c'è sempre stata qui in paese, collegi, insegnamenti degli istituti religiosi, maestre di ricamo ce ne sono sempre state parecchie. Poi è sparito quasi del tutto questa arte, diciamo pure. La signora della merceria, la merceria Gambetti, cioè adesso si chiama di Andraghetti Piero, pensato 11 anni fa di rilanciare l'idea che ha avuto un successo perché sono tantissime le signore che seguono, anche giovani. Ci sono delle lezioni 2 volte la settimana, dalle 20:30 alle 23:30. Beh. Tenuta da? La signora, l'aiutante di campo, la signora che ha fatto i lavori dell'ultimo anno, questi. Beh, 5 anni, mia madre mi ha insegnato i primi punti, poi sono stata a scuola da una signorina che ha istruito quasi tutte le argentane, poi a scuola proprio le medie, poi su dopo anche il bizantino che però non è molto attuale, spero di farlo diventare. Viene dai mosaici, sono proprio anche i disegni dei mosaici, piuttosto sono temi sacri, più che altro simboli della Chiesa, l'uva, la pavoncella, la colomba, sono tutte cose che sono specifiche, di solito sono gli arredi delle chiese. Ci sono i punti di base. Questo è il ricamo appunto antico, sono tutti stili particolari, più che altro sono i lavori di base, che sono ad esempio la tovaglietta, quella là che è d'altare, con il punto festone, l'intaglio. C'è stato un afflusso molto ma molto grande. Le domande interessanti me le ha fatte il sindaco, che ha chiesto parecchi particolari su alcuni punti.